sogno con la forma con gli occhi in cantina. I viali sono un po' coperti di polvere, ma dice la canzone è meglio conservarli che possono tornare buoni. Io sono sempre stato di sinistra. Dirò che non mi piacciono i toscani molto simpatici, che ridono molto e che hanno le soluzioni in tasca. Però sarà sempre un voto a sinistra mio. Cosa vuoi che cambia a 76 anni? Sarei scemo. La chiusura delle piccole sezioni, queste minute sagrestie rosse, ha portato via, insieme agli oggetti, momenti di vita, di rabbia, di festa, di politica detta in dialetto, di ipocrisia e conformismo anche, ma soprattutto di profonda umanità e di speranza. Io sono uno dei promotori, avevamo un comitato promotore, Pro e Rigenda Casa del Popolo, che si era posto il problema di costruire una casa per i cittadini. Perché qui dentro vengono tutti, gli extracomunitari, trovano uno spazio anche loro e si fanno le loro riunioni, le loro serate, le loro feste anche loro. Sì, beh, il fenomeno Renzi senz'altro non incontra bene queste, però io ho le mie opinioni, le mie idee, non voglio chiudermi, mi piacerebbe un dibattito molto aperto. Dopo l'8 settembre del 1943 ho combattuto per la libera Repubblica Partigiana di Montefiorino nell'estate del 44. Di tutto il gruppo tu sei quello con la maggiore esperienza militare e dopo Montefiorino diventi il comandante della 63ª Brigata Garibaldi. Cosa? Non vedi l'ora che arrivi Renzi? Insomma, ha ancora un senso una casa del popolo. Sì, però secondo me dovrebbe essere un po' rinnovata. La tradizione è giusto rispettarla, però bisogna renderla forse un pochino più attuale, però quello che è stato fatto oggi è stato importante. Ha ancora senso la casa del popolo oggi? È un po' la mia seconda casa, cioè non riesco a immaginarmi un posto senza la casa del popolo. Il problema è che all'interno della casa del popolo il partito che c'è dietro, che non è più come una volta. Se la casa del popolo vuol dire populismo, no. Se la casa del popolo vuol dire quello che era una volta, probabilmente potrebbe servire. Poi all'interno del PD ci sono tante sensibilità, non vorrei che il termine casa del popolo potesse offendere qualcuno.